Siamo ritornati in cronaca, secondo tempo. Ricordiamo che il primo tempo si è concluso per 16 a 11 in favore di Trieste, con la compagine di casa che è sempre stata in vantaggio sin dal primo minuto, fornendo una prova molto ma molto buona. Bene, rientriamo in cronaca con il commento tecnico di Marco Loduca. Partita dell'inizio del secondo tempo, un primo tempo come hai detto tu benissimo dominato da Trieste. Adesso dobbiamo riuscire a mantenere questo vantaggio per poter vivere il secondo tempo serenamente, abbastanza serenamente. La difesa è rimasta la stessa, c'è sempre il cambio attacco difesa di Nardo Anici. Dobbiamo rimanere concentrati su questo secondo tempo e non permettere al Cassano di poter rientrare. Vediamo come si evolve. Palo del numero 7, ospite Rockvic. Trieste riparte e subito si porta in fase di attacco. Ricordiamo appunto il punteggio che è di 16 a 11 in favore della squadra di casa. Ricordiamo le reti del primo tempo. Beh, Cogeni con due reti, Siroti una, Anici 7 reti, Oveglia 2 e Pernici una. Adesso Trieste prova ad attaccare e viene fischiato un Siamo fallo. sotto passivo, l'arbitro ha il braccio alzato, cioè abbiamo solo un tiro solamente per poter segnare. Parata. Cassano Maiago si porta da metà campo ospite. Azione solitaria del numero 52, Carrara. Forse c'era un'infrazione appunto di passi. Sicuramente il fallo su Carrara c'era, ma c'è la prima infrazione dei 4 passi di Carrara. Noi possiamo farne 3, Carrara ne ha fatti sicuramente più di 3, quasi 4, anzi, quasi 5. Direi in questo momento è rientrato Ilic in porta col Cassano. Dovremmo avere i primi 10 minuti del secondo tempo, sono sempre molto critici perché se permetti alla squadra degli avversari di rientrare, poi te la devi tirare fino in fondo. Dobbiamo essere bravi questi 10 minuti a mantenere questo inalterato il nostro vantaggio. Un vantaggio che per il momento è rassicurante. Per il momento sì, ma purtroppo il nostro sport ci insegna che qua nulla è definitivo se non al fischio finale dell'arbitro, quindi c'è da stare molto attenti, perché Cassano lo vedo parecchio rinfrancato e voglioso di rientrare. Rete in elevazione Moretti, questo Moretti è un ragazzo del 94 in Nazionale Juniores, è veramente uno dei profili migliori che c'è in Italia nella sua categoria e anche nel suo ruolo, da seguire molto attentamente. Una bella rete anche in elevazione. Molto bella rete, molto tecnicamente molto ben fatta, veramente. Questo è un fallo veramente, diciamo, Siamo di netto, no? nuovo, siamo di nuovo sotto passivo, non abbiamo molto. È rete di Anici. Anici top scorer dell'incontro. Sì, ma con una responsabilità e una presenza in campo notevole. Questo gol eravamo sotto passivo, non avevamo molte chance. Si è inventato letteralmente un gol che ha annichilito tutti. Sì, quindi torniamo a 5 reti di vantaggio per la compagine di casa. Sempre difesa al solitario per quanto concerne Trieste. Vengono fischiati 2 minuti al numero 13 di Nardo. Qua il fallo ci stava? È corretto sia la visione di interpretazione degli arbitri, sia il rigore, sia i 2 minuti a Di Nardo, perché l'ha preso da dietro e doveva lasciarlo tirare in quel momento. Intanto viene pulito il campo, viene asciugato il campo, il parquet. Ricordiamo appunto che a 3 minuti e 25 dall'inizio del secondo tempo Trieste è sempre in vantaggio per 17 reti a 12. Se ne incarica di battere il rigore il numero 52 Carrara. E grande parata dell'estremo difensore triestino Postonia. Grande
grandissima parata, veramente oggi l'estremo difensore del Triestino è in stato di grazia. Si sta riconfermando sui livelli, come diciamo prima, di inizio campionato, e dall'inizio dell'anno sta giocando molto molto bene. È un ragazzo del 92, ha preso coscienza dei suoi mezzi, che sono notevoli, devo dire la verità, e ci sta tenendo sulla porta alla grande proprio. Triestino nuovamente alla ricerca della 18ª rete. Diciamo che anche Cassano Magnago ha adesso sfrutta la difesa 6-0. Si sta portando in contropiede con la rete del numero 7 Rokvic. Trieste 17, Cassano 13. Questa è anche una rete in contropiede. Questa rete in contropiede, l'errore di tiro di Visentin, preso la traversa, il contropiede è partito velocissimo con Rovcic che è andato a tirare una conclusione abbastanza facile, non c'è stato niente da fare per Postonia. Ricordiamo che comunque il Cassano Magnago è reduce da un buonissimo inizio di campionato. Magnago è sicuramente una delle squadre da stare più attenti nel nostro girone, una squadra che ha investito molto con gli acquisti di Carrara e Bracocci soprattutto, ma su un'ossatura già buona di squadra di giocatori locali. Il portiere Ilic serbo si è naturalizzato italiano, quindi comunque uno straniero in più. Una squadra che può dire la sua e può lottare per i 4 posti che ci saranno per i playoff. Questa nuova formula di campionato secondo te può agevolare o meno Trieste? Ma non lo so se può agevolare, era l'unica struttura di campionato possibile con la crisi che incombe sulle società, dividere il campionato in 3 fasce. Sicuramente rispetto all'anno scorso ha questo vantaggio di questa fase d'orologio che permette alle società di poter giocare di più e far tenere ai giocatori di stare più attivi e anche di rendere più interessante al di là di tutto il campionato. Anche un fatto magari economico, così le trasferte sono più vicine? Ma indubbiamente la crisi, ripeto, si fa sentire, l'aspetto economico è preponderante su tutto. Ridurre le trasferte così, in 3 gironi, si riesce a contenere abbastanza i costi delle trasferte e questo permette la sopravvivenza, ma dico veramente la sopravvivenza di queste società che partecipano a questi campionati. Bene, entriamo in cronaca con Trieste, che Daniele dei 9 metri sempre in attacco, e diciamo che il 17-13 in vantaggio per i colori biancorossi e la grandissima rete, una grandissima rete perché eravamo in inferiorità numerica. Lo schema per liberare Radojkovic sull'ala ha portato i suoi frutti, il taglio di Visentin contestuale al passaggio di Anici ha permesso questa rete abbastanza agibile e facile a Radojkovic, che ci permette di stare ancora sopra di 5 gol, anche se siamo un uomo in meno. Una grandissima rete, appunto, in elevazione, e anche abbastanza spettacolare, no? Sì, sicuramente Jan è un giocatore che ha una grosse doti fisiche, quindi le sue reti di solito sono abbastanza spettacolari. Intanto viene fischiata una punizione per la compagine ospite, subito battuta. Adesso a questo punto gli arbitri, bella palla recuperata di Sirotic. Fallo netto, qua ci stava anche una munizione, no? Ormai le munizioni per il secondo tempo non si possono più dare, da dargli direttamente 2 minuti. Si stanno già beccando da un po' Rovcic e Sirotic, speriamo che non degeneri perché Rovcic non mi sembra il massimo degli stinghi di Santo, ma d'altra parte ci sta. Ecco. I 2 minuti ci stavano? Sì, sicuramente. 6 minuti del secondo tempo, Trieste sempre in vantaggio per 18-13. Trieste che cerca il tiro, il contropiede del numero 7. Rokvic che prende una traversa piena, Trieste subito torna in attacco e qua c'è la rete... Gol sbagliato di Rossi in contropiede, gol segnato da Anici. Questa è la nostra forza, ripartire subito, non preoccuparsi degli errori, avere la forza e la mentalità della giusta ripartenza. Direi una bella azione sia da parte di Postonia che ha parato il contropiede, sia il conseguente gol di Anici. Anche perché sul contropiede ospite probabilmente ci stava un fallo.
poteva stare un fallo, come si sono spintonati, ma ripeto, non è uno sport per ballerine questo, quindi ci sta un po' tutto. Cassano Maiago comunque sempre che cerca di tornare in partita, anche se comunque i minuti passano. Sì, stanno passando, stiamo tenendo molto molto bene. Praticamente noi in 37 minuti abbiamo preso 13 gol e questa la dice lunga su come sta andando la partita. Anche bello questo recupero di Rajkovic con la rete. La rete di Trieste che si porta sul 20-13 su un rassicurante, più che rassicurante, più 7. Sì, sì, il vantaggio è rassicurante, è chiaro che bisogna giocare ancora 23 minuti, quindi hanno lo spazio volendo Cassano se riesce a rientrare nella partita. Non dobbiamo permettere questo tipo di gioco. Però, vista come è messa adesso, direi che è sui binari giusti e corretti. Grandissima parata dell'estremo difensore triestino sul tiro del numero 3 Brakočević, veramente alta prodezza del portiere Giuliano. Eccezionale, eccezionale, un tiro molto difficile perché l'ha vista all'ultimo minuto, è riuscito a tuffarsi e andare a parare sul secondo palo, veramente una gran prodezza, veramente bravo Thomas. Diciamo che forse la difesa e l'attacco di Trieste. Una volta si diceva la miglior difesa è l'attacco, io direi che la miglior attacco qui per noi è la difesa, è giusta la metafora, perché effettivamente dalla difesa poi nascono tutte le azioni, i contropiedi, i gol facili che ci permettono di poter avere questo margine rassicurante. È chiaro che c'è da lottare ancora, non c'è da lasciare nulla di intentato e mantenere la concentrazione e questo tipo di gioco, modulo di gioco fino alla fine. 8 minuti e 20 dall'inizio del secondo tempo, Trieste in avanti per cercare di aumentare il vantaggio sulla compagine avversaria. E grandissima rete del numero 7 Anici top scorer con... Mattatore, vero mattatore della giornata, veramente, è super, come dicevo prima, noi abbiamo tanti giocatori che possono fare la differenza. Oggi è toccato Anici ed è giusto che sia così, perché Kevin merita sicuramente il livello, il fatto di giocare titolare in questa squadra, avere un ruolo importante di terzino sinistro e essere il primo tiratore di questa squadra. Diciamo che forse la chiave di lettura dell'incontro sta nel portiere Campagnolo e in Anici d'attacco, oltre al collettivo comunque sempre veramente notevole. Nel momento sta nel collettivo correttamente, collettivo super, dove spiccano in questo momento Anici in attacco e Postonia per la difesa. Palla recuperata intanto per Trieste che imposta l'azione con il Radojković che passa la palla per Anici e qua viene fischiato un fallo. Dobbiamo tenere tempo perché abbiamo 2 minuti, abbiamo un giocatore in meno con l'uscita di Pernic, dobbiamo far passare il tempo e Sirot è giustamente andato a prendersi un fallo per far passare le lancette. Ricordiamo che per chi non conoscesse, magari conoscesse poco la pallamano, esiste intanto c'è una parata di nuovo del nostro portiere, però viene fischiato un fallo e 2 minuti a Sirotic, quindi si trova con 2 giocatori in meno attualmente. Questo è un momento difficile perché con 2 giocatori in meno siamo a 4 giocatori in attacco, rigore per Cassano, tira Brakočević, diventa un momento difficile, anche se il margine assicurante saranno 3-4 minuti di sofferenza. Rete, parata, è stata. Sembrava l'illusione della rete, palla uscita e grande Postonia che l'ha intimidito correttamente. Adesso vediamo l'attacco con 4 giocatori, sarà un po' difficile. Ecco, come dicevamo, appunto, Trieste sta giocando con 2 giocatori in meno appunto per i 2 minuti. Se magari vuoi spiegare per quanto concerne i nostri ascoltatori cosa sono questi 2 minuti di sospensione. Noi nel nostro sport abbiamo le 3 ammonizioni, mentre dopo la prima ammonizione il giocatore viene espulso per 2 minuti. Alla terza espulsione per 2 minuti, sia il cartellino rosso non si può più rientrare in campo.
Adesso Pernic ha due volte due minuti, e in più ha due minuti anche Di Nardo, e questo ci penalizza un po'. Dobbiamo forzare un po' il tiro, come in questo caso Anic che ha sbagliato, e ci prestiamo a fatto di... Grandissima parata di Campagnolo su tiro di Rokvic, veramente strepitoso il portiere Giuliano quest'oggi, una prestazione da incorniciare. Prestazione mostro proprio, come dicevamo, ma... non è più una sorpresa, ormai Postogna è una certezza di questa squadra. E nuovamente in attacco la compagine ospite, rete del numero 40 Montesano. Vantaggio comunque è sempre rassicurante per Trieste, ricordiamo che siamo sul 21-14. A 11:38 all'inizio del secondo tempo. Sì, sì, immagine assicurante, il gol di Montesano, hanno dovuto cercare di chiudere le maglie essendo sempre un giocatore in meno. Adesso siamo sempre un giocatore in meno, stiamo manovrando per portare, cercare di liberare qualche giocatore al tiro. Vediamo se Visentin si riesce a liberare. Ecco. E qua viene fischiato un fallo. Qua c'è l'opzione, rientra Pernic, siamo 6 contro 6, c'è il tiro per Anici, si prepara il tiro per Anici. Vediamo come verrà a uscire questo tiro. Corner, corner. Viene ripetuto. Siamo sempre sotto passivo. Trieste sempre in attacco e praticamente vengono, è andato un rigore se non sbaglio, e due minuti di esclusione per il numero? Assolutamente, per il numero per Di Vincenzo che ha cinturato malamente Oveglia, rigore due minuti sacrosanti. Rigore nettissimo. Un rigore nettissimo anche i due minuti, a questo punto saremo noi a giocare uno in più e abbiamo un rigore a favore che ti è stato per andare a tirare Anici. Anici si incarica del rigore, realizza Trieste 22, Cassano 14, 8 reti di vantaggio per Trieste, un vantaggio veramente più che rassicurante, intanto i minuti scorrono, diciamo che sta andando tutto bene quasi. Sta filando tutto liscio, ma questo è merito dei ragazzi che sono in campo, non nulla si inventa in questo sport, bisogna sudarsi la pagnotta e se la stanno sudando alla grande e sono avanti di 8 gol a 17 minuti dalla fine. Grandissima difesa di Trieste che cerca il contropiede ma non lo trova, subito Cassano Magnago in attacco con il numero 7, no, dai, e Rokvic che ha sbagliato, dai. E successivamente viene dato un rigore inesistente, diciamolo pure, un rigore era veramente fallo, inesistente. Era fallo su Redaio che spinto da dietro e l'arbitro ha visto l'invasione. Proprio una svista madornale, una svista madornale. Montesano contro Campagnolo. Montesano si incarica di battere il rigore e realizza. Magnago si porta a 16, ricordiamo che Trieste comunque ne ha 22, un rigore veramente diciamo regalato dagli arbitri proprio malamente, perché proprio hanno preso una svista eclatante, perché il fallo Radojkovic l'ha subito e non l'ha fatto proprio, e siamo uno in più. Grandissima rete intanto di Trieste con Radojkovic, veramente una grandissima rete quella di Radojkovic al volo che è andata nell'angolino destro. Radojkovic ha fatto l'incrocio per Kocenik che ha fatto un grandissimo gol da professionista qual è, un grande, ha tirato via proprio le castagne dal fuoco e le ragnatele dallo spigolo della porta. Questa veramente è molto molto bella, veramente sì, ottimo il collettivo di Trieste che non ha mostrato sbavature in questa partita. E diciamo che comunque mantiene sempre il mando della matassa, la difesa ovviamente come stiamo vedendo impenetrabile,
E Trieste stava per recuperare questo pallone. Sì, sti arbitri, devo dire la verità, il Cassano correttamente, come è stato fischiato a noi, dovrebbe andare sotto passivo, ovvero la difesa è preponderante sull'attacco, ma si tentano a fischiarlo. E Cassano accorcia. Moretti, il secondo gol di questo Moretti, questo giocatore che dicevo prima, interessantissimo. Un gran gol di nuovo in elevazione con un'ottima tecnica di tiro. Diciamo che comunque Trieste mantiene sempre il gioco. Ha in mano il bando della matassa, siamo, siamo noi che decidiamo le sorti. Se riusciamo a mantenere così ancora per un quarto d'ora questa intensità di gioco in attacco e in difesa, penso non ci siano problemi, però è chiaro che è da mantenere e sicuramente la stanchezza farà la sua parte nei minuti finali. Torniamo in cronaca e viene fischiato un rigore. Sì, era Dove che ci ha fatto un 1-1 molto buono, ha ingannato il difensore che si è appiccicato dietro e a questo punto è rigore anche questo corretto e che tirerà di nuovo Anici. Rigore sacrosanto, batte Anici e realizza Anici per il 24esima rete di Trieste che si porta avanti di 8 reti, 24-16. Veramente oggi Anici sempre più top scorer dell'incontro. Ovviamente penso che abbia segnato già oltre i 10 gol, almeno a metà di tutta la partita. Lo ripeto, complimenti a Kevin, ma a tutti quanti perché stanno facendo veramente una grandissima partita. Tanto Cassano Maiago prende il palo, però vengono fischiati 2 minuti. Minuti a Visentin, giusti, perché doveva anticipare il Radovic, invece ha lasciato che prendesse palle, una volta che prende palle è difficile da tenere da dietro. Rigore per Cassano Maniago, se ne incaricherà di battere nuovamente Montesano. Montesano contro Campagnolo. E grandissima parata dell'estremo difensore biancorosso. Veramente oggi in condizione strepitosa. Al di là di tutto è il terzo rigore che para, oltre a tutte le altre parate bellissime che ha fatto oggi. Ripeto, non ci sono, forse oggi non ci sono proprio più aggettivi per definirlo. Trieste cerca di aumentare il proprio margine di vantaggio. E qua c'è un fallo veramente più che netto, diciamo. Sì, sì, corretto. Adesso dobbiamo prendere tempo anche di nuovo perché siamo di nuovo un giocatore in meno con l'uscita di Visentin. Fare aspettare 3 minuti. Quando viene mantenuta neanche la distanza? No, diciamo che sti arbitri oggi non è che sono proprio... È bellissima rete di Trieste con Sirotic. Più 9, massimo vantaggio biancorosso. Sì, sì, infatti. Grandissima difesa, fra l'altro. Trieste arriva dappertutto. Come diciamo, massimo vantaggio di Trieste, 25-16. E qua viene fischiato nuovamente un rigore per Cassano Maniago, ma diciamo che, sinceramente, forse più qualche dubbio ne abbiamo, no? No, direi che Radovic ogni volta che prende la palla, se riesce a prendere sui 6 metri è molto difficile da marcare perché essendo molto piccolo, il baricentro molto basso e i nostri giocatori tutti sopra il 1,90 m è difficile da marcare, quindi bisogna fare di anticiparlo prima, bisogna anticiparlo di più e non permettergli che prenda palla da solo sui 6 metri. Cioè comunque gli avversari fanno molta difficoltà ad arrivare, diciamo, in sotto porta, quindi è merito della difesa di Trieste che ci arriva veramente dappertutto quest'oggi. Assolutamente, la difesa di Trieste oggi è impeccabile, fino a questo momento non si può fare nessuna rimostranza perché è stata impeccabile in tutte le fasi, forse su queste ultime due azioni che dove Radovic ha preso la palla da solo sui 6 metri si può stare un po' più di attenzione, ma ripeto, ci sta nel gioco della palla a mano questo tipo di azioni. Rigore per Cassano Maniago, se ne incaricherà di batterlo Moretti. Moretti contro Campagnolo, Campagnolo veramente strepitosissimo, vedremo se riuscirà a parare anche questo ennesimo rigore.
Intanto ci sono delle proteste da parte della panchina ospite. No, non è più la panchina nostra, perché il tempo doveva essere in gioco, doveva andare avanti, invece è stato fermato inspiegabilmente, quindi saranno un po' di secondi da recuperare. Però penso che, ecco, vedi, sta spostando il cronometro, sta facendo scorrere il cronometro un po' più avanti, perché è stato bloccato senza avere l'ok degli arbitri. Il gioco riprenderà con un rigore per Cassiano Magnago, che si incaricherà di batterlo, il numero 6 Moretti contro Campagnolo. Contro Postonia. E rete del numero 6 Moretti, che si porta nuovamente a 8 reti di distacco il Cassiano Magnago. Siamo sul 25-17 per Trieste, quando mancano poco più di 12 minuti alla fine dell'incontro. Trieste continua veramente inesorabilmente ad attaccare con il suo uomo, diciamo, quest'oggi. Anici però e la rete! Di nuovo uno in meno, è riuscito a illudere Bracocci in difesa con un bellissimo uno contro uno. Ha fatto un bellissimo gol, il momento, ripeto, dove noi eravamo in difesa numerica, quindi il gol vale doppio, perché siamo in difesa numerica, riusciamo anche a segnare, quindi ha sfruttato al massimo l'occasione. Abbiamo qualche parola anche da spendere per l'altro portiere di Trieste, che comunque adesso prima è subentrato un attimino, se puoi un attimo descrivere anche... Zaro sicuramente è un giocatore che è qua con noi da tanti anni, è un po' più vecchio perché è dell'89, ha 3 anni più di Thomas. Beh, diciamo che è vecchio, insomma. Sempre con tra virgolette, chiaro, ha 24 anni e anche lui fa parte è di Isola, di Istria, ha il doppio passaporto, anzi ha il passaporto, non il doppio passaporto, ha il passaporto italiano, come Radojković, vengono su da Isola una volta al giorno per fare l'affondamento, ma è un ragazzo, uno dei nostri in sostanza. Diciamo che, appunto, parlavamo di giovani, la forza di Trieste sta nei giovani. Assolutamente, è stata una strada che hanno percorso, che Giorgio insieme alla società ha voluto percorrere 10 anni fa con questa nidiata del 92-93, che ha dato tanti frutti e ha portato 6 scudetti giovanili. Ora hanno finito le categorie giovanili ed è corretto che si approccino al palcoscenico della Serie A, dove sono già presenti da anni in pianta stabile, ma adesso è loro responsabilità portare avanti questa società e questa squadra. E nel frattempo c'è stata l'ennesima rete di Anici, che porta Trieste a un più che rassicurante più 10, 27-17, e viene fischiato un time out da parte di Cassano. Massimo vantaggio di Trieste, culminato con questa gol di Radojković. Direi che stiamo comportandoci molto bene. A questo punto non si può sfatare niente, però 10 gol e 10 minuti alla fine, con questo trend direi che, insomma, Trieste è un buon punto per portare a casa i 3 punti. Prossima trasferta, cominciamo già a parlare di dove sarà impegnata la compagine tecnico Veglia. Diciamo che se guardiamo il calendario all'inizio non è stato molto favorevole, perché la prossima settimana andiamo a Bolzano in casa dei campioni d'Italia. Lì sarà veramente tosta, perché è una squadra sicuramente che ha da difendere il titolo tricolore, è una squadra comunque forte, competitiva anche quest'anno, se anche se un passo due pedine fondamentali come Maione e Fobio li ha rimpiazzate molto bene con Jurina e Kammerer. Una squadra tosta, sarà dura, però come si dice sempre, non bisogna farsi preclusioni, quindi tutto da giocare, prima di scendere in campo poi vedere come va a finire. Anche perché la mentalità e la forza di questa squadra è quella di combattere su ogni pallone, quindi anche su ogni partita. Sì, non andiamo mai con un discorso, né nel bene né nel male, non siamo mai con il risultato chiuso. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Tanto ripreso il gioco con il Cassiano Magnago, che si pose l'attacco. C'era molto ovviamente un'infrazione di passi, non fischiata. No, è molto labile il divario tra il fallo un attimo prima e un attimo dopo, è chiaro, però Carrara ha questo difettuccio di fare un po' passi sempre, di partire con un passo avanti. E
Rete del Castello Magnago con il numero 6, Rockwich, che comunque, questo è bruttissimo, questo è stato veramente un fallo bruttissimo. Brutto e stupido in questo momento della partita, perché è insignificante, ha fatto un fallo appena passata la metà campo, così proprio sciocco, ma ripeto, Rovcic grossa prova di intelligenza non è mai data nella sua carriera. Anche per un fallo bruttissimo su un risultato che non dico che è quasi chiuso, ma appunto, un fallo fatto così in quella misura là, a quel punto là della partita, proprio inutile, penalizza molto di più la sua squadra che la nostra. E riprendiamo la cronaca con Trieste che cerca appunto il suo 28esimo gol, ma viene fischiata un'infrazione. Cassano Magnago riprende il possesso palla, arriva a metà campo con quella formazione ospite che cerca di rimarginare un risultato che, se non è chiuso, comunque è quasi forte, ma appunto quasi. Tocchiamo ancora a ferro ancora un attimo, perché mancano ancora 10 minuti, siamo uno in meno e c'è da lottare. Sicuramente il risultato ci agevola, però non è ancora finita. E intanto c'è un palo colpito da Cassano Magnago e viene fischiato un fallo in favore della compagine ospite, quindi anche un rigore. Un rigore poteva essere contestuale sia la palla a Trieste sia la palla a Cassano. L'arbitro ha optato per questo rigore, non si può dire, ripeto, un'azione abbastanza convulsa e confusa, può starci alla di queste due scelte, diciamo che hanno beccata e hanno azzeccata al 50%. Emo Thomas! Vediamo se adesso riuscirà nuovamente Postumia a fare l'ennesimo miracolo. Tre ne ha già parati, due ne ha presi, vediamo questo qua da che parte va. Se ne incarica di batterlo Moretti. Moretti contro Postumia, è veramente, veramente grande il portiere biancorosso. Assolutamente, bravissimo. Non ci sono più oggi aggettivi per descrivere la prestazione dell'estremo difensore. Super prestazione, proprio veramente encomiabile. È grandissima rete in elevazione. Di Visintin, il capitano. Il suo marchio, pone sempre il suo marchio su, come è corretto che sia, lui è il leader di questa squadra, leader silenzioso, ma sicuramente il giocatore con più esperienza di tutti quanti. No? Fa detto anche una bellissima rete, una bellissima realizzazione in elevazione. Sì, assolutamente. Altra palla recuperata di Trieste, giochino piano perché è importante mantenere lo spazio. Detto, cambio di Visintin con Carpanese, corretto. E anche il pubblico ormai si fa sentire, diciamo, il pubblico di Trieste è sempre... Perché Carpanese è uno degli idoli della tifoseria nostra. Carpanese e Visintin sono i due giocatori più anziani con più esperienza. E loro sono i leader dello spogliatoio di questa squadra insieme. E aiutano i giovani a migliorare. E nel frattempo, 29esima rete di Trieste, ormai... La squadra è nata da Oviglia, sta dilagando, siamo arrivati al massimo vantaggio di 11 reti. Sì, secondo me adesso incomincia, vedi, quello che dicevi prima, adesso a 8 minuti della fine incomincia un po' di turnover, ed è corretto che sia così. Fino all'ultimo, fino a che la partita non è decisa, non si può, si mettono i giusti equilibri, adesso Oviglia sta un po' cambiando le carte per far giocare un po', permette un po' tutti di giocare, ed è corretto così. È anche giusto far giocare, diciamo, per fare i turnover, in modo che ci sia anche un po' più di esperienza, cioè prendono un po' più coraggio, diciamo, no? Assolutamente sì. I giovani, quelli che giocano meno, devono fare la loro esperienza, chi i vecchi sono più stanchi, è giusto dare un po' spazio a tutti quanti. Bene, abbiamo la cronaca con Cassano Magnago che cerca di limare il proprio svantaggio, anche se veramente la difesa di Trieste, il 6-0 adottata dal tecnico Oviglia, anche quest'oggi sta dando i propri frutti.
conclusione comunque di poco fuori con Trieste che in contropiede realizza e arriva a 30. Grandissima rete di Sirotic, Trieste 30, Cassano Maniago 18. 12 le reti di vantaggio per Trieste che mattoncino dopo mattoncino sta per mettere in cassaforte il risultato. Sì, direi che a questo punto il risultato è in cassaforte, sono 12 gol, 6 minuti in cassaforte, a questo punto ci sarà spazio anche per i ragazzi della panchina, perché è giusto che sia così, che giochino un po' tutti oggi. Cassiano Maniago sempre in avanti, cerca di immaginare appunto il divario che adesso è di 12 reti, un divario praticamente incolmabile, però adesso c'è la rete del numero 22 di Vincenzo, Trieste 30, Cassano 19, c'è il cambio del portiere per Trieste, una grandissima standing ovation per il portiere campagnolo, autore oggi di una partita di pregevole fattura. E nei pari entra Zaro, come diciamo appunto Zaro, un buon elemento cresciuto nel vivaio di Trieste. Sì assolutamente, e nello stesso, anche se cambiano i giocatori, Trieste continua a macinare il gioco e a trovare gol adesso con Radojković, quindi il vantaggio è ancora in incremento. Siamo a 31-19 per la compagine biancorossa, quando mancano poco più di 4 minuti alla fine dell'incontro. Trieste si appresta quasi ormai a arrivare al suo terzo successo consecutivo. Altro cambio per Trieste, esce il numero 15 Sirotic ed entra il numero 18 Leone. Esatto, un grande Lion, entra anche Leone. Ragazzo che qua da noi da una vita, si è cresciuto anche lui nel vivaio e stanno entrando un po' tutti, giustamente a 5 minuti dalla fine, con il risultato mai chiuso, è bravo Veglia a dar spazio a tutti. Come diciamo appunto, la forza di Trieste sta soprattutto nel collettivo, è in un collettivo giovane che cresce di anno dopo anno. Questa è sicuramente la strada da percorrere, da sempre Trieste è stata riconosciuta negli anni in cui vincevamo gli scudetti ancora per il suo collettivo, per la forza del collettivo, della squadra, sempre con giocatori di alto classe, ma sempre per la forza del suo collettivo. E questa tradizione è stata passata ai più giovani e oggi i giovani stanno crescendo, giustamente, correttamente, con un allenatore super qual è Giorgio Veglia, perché bisogna dare dei meriti a tutti e soprattutto in questo caso a Giorgio, perché questi ragazzi ce li ha da più di 10 anni che li sta tirando su. Anici, Oveglia, suo figlio, Postogne, tutti, ed è corretto che gli dia lo spazio e che anche Giorgio prenda i suoi meriti. Sicuramente, poi ricordiamo che Trieste anche nelle categorie giovanili è campione d'Italia, quindi Trieste anche nella sua storia è più scudettata a livello giovanile ed è un grosso merito della società. Nel frattempo rigore da parte di Cassiano Maniago e realizza il numero 7 Rokovic. Trieste 31, Cassiano Maniago 20, quando mancano 4 minuti circa, anzi un po' di meno, alla fine del secondo tempo, alla fine dell'incontro. Mancano 4 minuti, è entrato Leone a destra, tra un po' entrerà Baldissera e Dogan. Diciamo che ormai c'è da dar spazio a tutti, ma è pure Accademia adesso. Ecco, Oveglia. E c'è la rete di Oveglia per il 32-20 di Trieste. Ormai Trieste sta dilagando, non c'è quasi più partita. I biancorossi hanno raggiunto nuovamente il maggior vantaggio, portandosi a più 12. Sì, ormai diciamo appunto non c'è più tanto spazio. Su traverso, parlo anche di Marzocchini per quanto concerne la formazione ospite, che fra l'altro non ne va neanche bene una, però. Questo aiuta noi, meglio così. Vuol dire che Zaro ha impressionato bene il già attaccante. Li ha ipnotizzati. Sì. Trieste recupera palla in difesa, secondo, subito in contropiede.
e Calzanonello cerca di recuperare, però viene fiscato un fallo, 2 minuti di esclusione. Nuovo cambio per Trieste. Entrano Dovon e Baldissare, in questa maniera sono entrati tutti i 12 giocatori a disposizione di Oveglia. Turnover completo. Turnover completato, a 3 minuti dalla fine. Quindi tutto ciò mostra anche l'intercambiabilità di Trieste, che ha cambiato appunto tutti i giocatori, li ha messi a referto. Trieste sempre comunque alla ricerca della rete, mai doma. Contropiede di Cassano Maniago che va in rete con Montesano. Trieste 32, Cassano Maniago 21, quando veramente mancano poco più di 2 minuti alla fine dell'incontro. Trieste si può dire che ha messo in cassaforte il terzo successo consecutivo, un successo veramente meritato, sempre in vantaggio la squadra giuliana. Nuovamente Cassano Maniago in gol con Montesano. Cassano Maniago, diciamo che cerca di limitare il passivo. Sì, il percorretto avrebbe chiuso a 10 gol. Vediamo, insomma, c'è poco da dire di questa partita, ormai la partita è segnata, ci sarà spazio per tutti gli altri, vediamo se riusciamo a segnare ancora un qualche gol, ma con questi nuovi entrati e vediamo come va a finire. Nel frattempo tutta la panchina di Trieste in piedi, che si aspetta ormai solamente il fischio finale. Sì, assolutamente, ormai è l'ultimo minuto e mezzo. Intanto viene colpita una traversa e un palo, pardon, della formazione ospite. Trieste in attacco per una delle ultime azioni, e rete, bellissima rete per quanto concerne i biancorossi, con Trieste che si porta sul